Ragazzi, guardate quei due poliziotti. Stanno avendo un attimo di panico. Ehi, che vi prende? Che vi prende? No, che cosa? Ripigliatevi, che c'avete? Oh mio Dio. Ancora una volta, ciao ragazzi e ben ritornati su The Escapist. Ci siamo di nuovo per un'altra notte, ragazzi. Prima di iniziare, prima di dirvi che cosa ho intenzione di fare, se Dio ce la manda buona chiaramente, durante questo episodio, vi voglio ringraziare tantissimo, ragazzi, perché mi avete supportato tanto con questa serie, sia nei commenti, e io sono veramente contento di leggere i vostri commenti, i vostri suggerimenti, sia coi pollici in su perché ne avete lasciati nei primi due episodi veramente tanti, ragazzi. Mi avete sorpreso, quindi vi chiedo, vi ringrazio e vi chiedo, per favore, continuate a lasciarne così tanti. Inondate anche questo video di pollici in su. Intanto, i due ad essere perquisiti sono Fox e Gabby. Ma voi non fatevi distrarre da ciò e cliccate quel pollice in su, perché per voi non costa niente, ma per me vuol dire veramente tanto, perché vedere il vostro sostegno è la cosa più bella che ci possa essere per chi fa un video. Quindi cliccate quel bel pollice in su, arriviamo almeno a 3000, che dite ragazzi? Ce la potete fare tantissimo. Nel primo episodio siete arrivati tipo a 7000, ragazzi. Anche a 5000 potreste arrivare in questo. Ora, che cosa vogliamo fare in questo episodio? Allora, intanto andiamo a colazione. Perché voglio andare a colazione quest'oggi? Voglio andare a colazione perché ho un piano. Il vostro Lion furbo si è fatto un piano. La prima prigione è piuttosto semplice. Quindi noi, se volessimo, e noi volessimo, potremmo andarcene anche adesso. Quindi come noi ce ne vogliamo andare? Ora vi spiego. Allora, mi scoccia un po' farlo, perché è un po' una fuga da barboni. Però, piuttosto che essere dei barboni liberi o dei signori, però bloccati dentro una prigione, io preferisco essere un barbone libero, non so voi. Quindi ci dobbiamo fregare dei coltelli. Dei coltelli di plastica, ce ne bastano 3. Perché ci dobbiamo fregare questi coltelli? Perché ci serviranno come piano di emergenza. Il mio piano è riuscire a procurarci una cesoia, una forbice, no? Per tagliare la rete esterna del carcere. Se noi riusciamo a trovarla, a farcela o a trovarla, benissimo, siamo a cavallo. Però se viceversa non dovessimo riuscirci, ecco che abbiamo i coltelli di plastica e possiamo utilizzare quelli. Ora vediamo un po'. Allora, intanto devo prendermi un'arma, perché purtroppo quella che avevo l'episodio scorso, vi ricordate? Il coltello che avevo fregato a Gabby? Quello là ha fatto una brutta fine, mi è stato tolto, se vi ricordate, durante la fine dell'episodio scorso. Se non l'avete visto, andatevelo dove... un nastro adesivo! Mi è stato tolto perché un poliziotto mi aveva visto che io stavo cercando di picconare il muro. Mi aveva tolto tutto, mi ha tolto l'arma che avevo, mi ha tolto il piccone, il nostro piccone che ci abbiamo messo tantissimo a farcelo. Tutto è andato perso. Purtroppo ragazzi, che ci volete fare? Succede. La bella lavandaia, lavandaia. Scusate, però mi sono fregato, come vedete, un'altra divisa. Perché quella che avevamo preso la volta scorsa, purtroppo l'abbiamo persa, perché quella guardia di merda a quanto pare ce l'ha tolta. Ma noi non ci preoccupiamo, ce ne siamo subito fregati un'altra. Ora, ci serve ancora, purtroppo però, continua a servirci quel maledetto, quelle maledette lime. Ora io non vorrei continuare a guardare nelle loro celle, perché intanto è inutile, non ci trovi nulla dopo che ci hai guardato una volta. Quindi mi sa che questo contrattempo, il fatto che non riusciamo a trovare ciò che ci serve, potrebbe ritardare la nostra fuga di un giorno. Però ragazzi, purtroppo è un ritardo che dovevamo pianificare, a meno che non vogliamo provare a fuggire coi coltelli. Ma ragazzi, è una cosa tristissima. Vedete, nessuno le vuole... Nessuno spaccia lime in questa cella. Ero io! Io ero l'unico a spacciare lime in questo reame, a quanto pare. Che l'ho spacciata a Gabby, infatti mi hanno beccato e mi hanno messo dentro. E ora che mi serve a me non c'è nessuno che me la vuole dare. Ma che mondo crudele! Non è giusto! Ma guardate un po', io facevo i favori, regalavo le lime. E invece, ora che serve a me, nessuno me ne vuole dare una. Che mondo crudele, ragazzi, che mondo crudele. Andiamo però a fare esercizio fisico, che l'esercizio fisico ci ridarà quel tono muscolare che ormai abbiamo perso. E intanto, mentre siamo qua... Oh! Anna, la mia salvatrice, che mi vende non solo la lima ma anche il nastro adesivo. Grazie Anna, me ne ricorderò nel momento in cui penserò di volerti lasciare. Non lo farò, perché mi hai una volta regalato una preziosa lima. Chi c'è qua a terra? No, non volevo raccoglierlo, scusa Gabby. Gabby,
Questo gabbone avrebbe nel suo inventario un pezzo di vetro, che in prigione è estremamente prezioso, perché ci si può fare un'arma, il suo coltello dell'altra volta. A quanto pare Gabby si è specializzato nello spaccio di schegge di vetro acuminate. Il business richiede evoluzione, a quanto pare. Però mi piacerebbe fregartelo, ma purtroppo non posso, perché se te lo vado a prendere le guardie mi suonano. Quindi, vabbè. Allora, voi andate a fare la doccia. Io, invece, non andrò a fare la doccia, perché io sono un uomo vero e gli uomini veri non si lavano. Non è vero, ragazzi, scherzo. Lavatevi. Però, che cosa ho intenzione di fare? Io non vado a fare la doccia, perché? Non perché mi piace puzzare, ma per un altro motivo. Ora come ora noi abbiamo più cose di prima. Abbiamo il nastro adesivo, anzi ne abbiamo anche due, e il nastro adesivo ci serve. Ma insomma qua, ma non c'è pulizia, non c'è ordine, non c'è religione in questo carcere. Che cos'è qua? È tutto spazzatura davanti alla mia cella. Signora guardia, signor spaccaossa, come cazzo si chiama? Venga a pulire, a passare il mocio fileda. Oddio, credo che si sia incazzato, scappa, scappa. Se noi ci freghiamo le forchette, possiamo usare le forchette per rompere il muro. Ma ci vorrà un'eternità. Ci vorrà un'eternità, ragazzi, non possiamo rompere il muro con una forchetta. Oddio, altro nastro adesivo. Ah, maledizione. Vabbè, sentite, ciao, io devo andare, ho da fare. Allora, ragazzi, se noi vogliamo iniziare, potremmo provarci. Allora, c'è il tempo libero, se noi vogliamo provare, vediamo quanto ci metteremo con questa forchetta. Oddio, ma... ma ci vuole... no, aspetta. Però ce la possiamo fare, non è così lenta. Cioè, con una forchetta sto raschiando via il muro. Ma che cosa sono? Sono l'incredibile Hulk, MacGyver probabilmente. Mi sento MacGyver, va bene, dai, dai. Continuiamo, ce la faremo, ragazzi. Tipo un topolino siamo noi, come un topolino che rosicchiamo il muro piano piano. Noi li siamo lì con i nostri dentini acuminati, ci attacchiamo al muro e... così, e cerchiamo di raschiar via tutto prima che le guardie ci vedano. Tanto stiamo consumando tutte le forchette, però... però ce la stiamo facendo. E ragazzi, ora vi farò vedere come si usa il poster che noi abbiamo craftato all'inizio, vi ricordate? C'è stato un motivo per cui io l'ho fatto e l'ho voluto fare così in fretta. Vedete, ora noi possiamo prendere il nostro poster e piazzarlo qua. E il muro è magicamente ripristinato. Nessuno mai potrà accorgersi che quel muro in realtà non c'è, che c'è un buco dietro, eh? Sono o non sono un fuggitivo? Ora, oh ragazzi, abbiamo fatto jackpot. Abbiamo trovato una pickaxe, un piccone, che stava nascosto nel prisoner stash, nella cassa del tesoro che c'era lì. Ed è ottimo per noi. Ora, togliamo questo, ci spostiamo. Ora, aspettate un attimo. Allora, devo depositare qualcosa. Questo, anzi questo lo mettiamo nel cesso. Questo sarebbe il pezzo di muro che a noi non serve, perché noi abbiamo il nostro poster. E ora di poster, ragazzi, ne dobbiamo fare anche un altro. E vi faccio vedere che cosa ho intenzione di fare. Allora, ho intenzione... madonna, ragazzi, sta andando benissimo sta fuga. Ho intenzione di bucare anche qua con il piccone, stando ovviamente attento che non mi vedano. E poi una volta che avrò bucato, ho intenzione di piazzare anche lì il poster. Anche se qualcuno potrebbe domandarsi cosa ci fa un poster in cortile. Però vabbè, non fa nulla. Quindi dobbiamo stare molto attenti a non bucare quando sta per passare una guardia, in modo poi da poter chiudere senza che nessuno se ne accorga. E poi, durante la notte, riusciremo ad evadere, appunto, utilizzando questi buchi. Ora, purtroppo devo un attimo prendermi un momento, ok? Perché mi sono affaticato, quindi ho intenzione di mangiare i muffin per ripristinare i muffin e anche questo bellissimo e buonissimo biscotto, per ripristinare un po' della mia fatica. Ora... ok, dobbiamo un attimo andare qui, perché dobbiamo sentire chi sono i nomi delle persone che verranno perquisite. Una volta che li avremo sentiti, potremo tornare a lavorare nella nostra cella, al buco nel muro che stiamo creando. Allora, vediamo un po'. Fox e ratto svelto, ok, sono io. Quindi, aia, merda, devo andare. Allora, devo andare e devo nascondere le mie cose. Devo nascondere le mie cose illegali. Le forchette non sono illegali, quindi le posso lasciare. Però è illegale anche la carta, questa, il legno. Il poster no, il legno sì. Allora, dobbiamo nascondere qualcosa qua dentro. Ragazzi, la tensione, se ci trovano le cose, vi ricordo, ci sbattono nell'isolamento e perdiamo tutto. Abbiamo troppi oggetti. Ok, non buono. Non buono. Allora, prendo questo.
Prendo anche questa. Tiro giù la catena. Ok, sperando di non intasare il cesso. Questi li metto qua. Questo lo prendo. Ok, abbiamo preso tutto. Ce l'abbiamo fatta, questi altri oggetti sono tutti verdi sotto a posto. Ok, perfetto, quindi ora noi ragazzi dobbiamo aspettare che arrivino le guardie per perquisirci. Una volta che le guardie se ne saranno andate dalla nostra cella, noi potremmo approfittare di quel momento. Tu vendi qualcosa? Niente di utile. Potremmo approfittare di quel momento per finire il buco nel muro, metterci addosso la divisa e scappare. Anche se... No, mi ha tolto le tende. Mi ha tolto le tende quel pezzo di merda. Meno male che abbiamo il bad dummy. Vedete, ora le guardie che passeranno davanti alla nostra cella non capiranno. Non capiranno che noi siamo, che noi non ci siamo. Quindi, approfittiamo del momento. Prendiamo il nostro poster. Prendiamo la nostra lima. Anche se, ragazzi, ho paura che la lima non sia abbastanza. Ho paura che non sia abbastanza a rompere la rete. Ma dobbiamo provarci. Dobbiamo osare, ragazzi. Dobbiamo osare. È il momento in cui si vede, si distingue l'uomo. Dobbiamo osare. Ok. Allora, dobbiamo rompere il muro. Ok, manca 4%, perfetto. Allora, adesso è il momento. Indossiamo l'uniforme da poliziotto in modo che loro non si accorgano chi siamo. Poi, buchiamo il muro. Usciamo. E mettiamo il poster, ok. A questo punto noi siamo irriconoscibili. Dobbiamo andare di qua e dobbiamo bucare la rete, sperando che nessun poliziotto ovviamente passi e ci veda, perché se ciò succederà sarà la nostra fine. Purtroppo ho appena realizzato una cosa, ragazzi, e cioè il fatto che la nostra lima potrebbe non essere abbastanza. Anzi, probabilmente non sarà abbastanza. Quindi, ragazzi, noi saremmo fregati. Ma non è tutto perso. Non è tutto perso, perché se noi riusciamo a ritornare nella nostra cella... Attenzione, c'è una guardia. Se noi riusciamo a ritornare nella nostra cella... Abbiamo rotto la lima. Ok, ok, ok. Torniamo nella nostra cella a questo punto. Ok? Nella giornata di domani potremo finire di rompere il buco nella rete ed uscire da lì. Quindi non è andato tutto, non è stato invano quello che abbiamo fatto. Fatemi rivestire che sono nudo. Non è stato invano, abbiamo fatto bene. Ragazzi, è il momento della nostra fuga. È la notte decisiva. Questa volta ce la faremo veramente. La volta scorsa era soltanto una preparazione. Dicono tutti così. Vabbè, mi dispiace lasciare così presto i miei compagni di avventura, Mario, Stefano, Ero, Brian, tutti gli altri compagni di cella, Gabby, Fox, tutti quanti. Mi dispiace abbandonarli così presto. Però vedrete, ragazzi, che se il vostro sostegno non mancherà in questa serie, li ritroveremo presto in una prossima avventura, sempre su The Escapist. Quindi mi raccomando, lasciate un sacco di pollici in su, perché dopo questa prigione ho intenzione di farne molte altre, perché sicuramente mi riacciufferanno. E saranno molto più difficili di questa, perché questa è stata la prima, è stata piuttosto semplice, ma le prossime saranno ancora più difficili. Ora prepariamoci per la fuga. Allora, da questo momento in avanti le cose si fanno serie. Noi dobbiamo portarci appresso il cioccolato che ci servirà a darci energie. E dobbiamo riuscire ad uscire di qua senza farci vedere. Perfetto, no, perfetto un cazzo. Non abbiamo messo il tacchino a letto. Dov'è il mio tacchino? Dov'è il mio... Oh. Dov'è il mio tacchino? Oh merda. Non ho più il tacchino. Dov'è finito? Il tacchino del mio letto! Il bed dummy! Oh oh, ragazzi! Dobbiamo azzardare lo stesso! Dobbiamo provare a scappare lo stesso! 3, vai! Go 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 go! Allora, troviamo qua. Ok, perfetto. Questo è il punto dove noi dobbiamo tagliare. Dobbiamo approfittare del momento in cui quel bastardo non c'è. Vai! Ciao Gabby Hitbox, Anna, ci rivediamo una prossima volta, io vado via, mi dispiace non potervi portare con me. Ciao ragazzi, ce l'abbiamo fatta, siamo scappati dalla prima prigione, ragazzi. Ok, ce l'abbiamo fatta anche abbastanza in fretta. Non so se il mio punteggio sia stato buono o no, comunque vabbè. Vi faccio vedere, questa era la prigione dove eravamo adesso. Questa sarà la prossima prigione che affronteremo, si chiama Stalag Flucht. È una prigione bruttissima e molto più difficile di quella precedente. Se voi lascerete un sacco di sostegno a questo episodio e arriveremo ad almeno 4-5 mila pollici in su, faremo subito anche la prossima prigione, perché mi riacciufferanno. Quindi ragazzi, spero che vi siate divertiti parecchio. Sicuramente è stato molto emozionante riuscire a scappare dalla prima prigione insieme a voi. Lion out.